Amici appassionati di modellismo e di Formula 1, oggi vi parlerò delle Brabham Turbo che hanno corso nelle stagioni 1982 e 1983. Prima di parlare di queste Brabham bisogna però fare una piccola introduzione sui motori turbo. Questa soluzione venne introdotta dalla Renault nei Gran Premi. Fu nel 1977 al Gran Premio d'Inghilterra che la Renault portò al debutto una monoposto sovralimentata con Jean-Pierre Jouy alla guida. Gli inizi furono un po' tribolati, tant'è vero che la monoposto transalpina venne soprannominata Yellow Teapot, ovvero la teiera gialla, perché spesso si ritirava in una nuvola di fumo e molte volte anche di fiamme, il motore andava arrosto. Fu difficile raggiungere l'affidabilità per questo nuovo tipo di motori, ma la Renault ci credette fino in fondo. Nel 1979, in Francia, a Dijon, riuscì ad ottenere la prima storica vittoria di un motore sovralimentato. Questo Gran Premio viene ricordato soprattutto per il duello tra René Arnoux, il compagno di Jouy, e Gilles Villeneuve, per la seconda posizione, che poi venne ottenuta dal pilota canadese della Ferrari. Fu un duello entusiasmante, ruota a ruota per parecchi giri, e questo ricordo ha un pochino oscurato il primo successo della Renault. La Ferrari quindi fu la prima poi a credere nel motore sovralimentato. Già nel 1980 cominciarono i primi collaudi in vettura turbo, e nel 1981 furono pronti con Villeneuve e Pironi a portare in gara una vettura turbo, la 126 CK. Venne ottenuta una vittoria storica a Monte Carlo, un circuito lento dove i turbo erano sempre stati considerati sfavoriti per il loro ritardo nell'erogazione della potenza, il famoso turbo lag. Questo scetticismo nel motore turbo era soprattutto tipico dei team inglesi che si affidavano al ben più affidabile e gestibile motore Cosworth. Tra questi anche la Brabham, ma Bernie Ecclestone, il proprietario del team, fu lungimirante e già alla fine del 1980 si assicurò un contratto di collaborazione con la tedesca BMW. Nel 1981 venne portata in pista durante le prove del Gran Premio d'Inghilterra la BT50 che andremo a vedere. Questo è il primo esemplare della Brabham BT50. È un modello Tamiya in scala 1:20, realizzato con le apposite decals della Studio 27 per questa versione particolare. La vettura è molto simile alla BT49 aspirata che corse in quella stagione e che poi con Nelson Piquet vincerà il campionato mondiale. Per questo motivo, per non distogliere le attenzioni del team dalla lotta per il campionato, non venne impiegata in gara la BT50 neanche con il secondo pilota. La vettura è caratterizzata da un grosso cupolone dietro il pilota. Parliamo innanzitutto di una vettura wing car, quindi siamo in piena epoca effetto suolo. E avrete notato che non ci sono le ali anteriori. Questa versione per le piste veloci erano superflue perché la vettura aveva un'ottima aderenza assicurata dalle minigonne e dal profilo effetto suolo dei canali Venturi all'interno delle fiancate. Vediamo anche il posteriore. E andiamo ora a scoprire la vettura. Togliamo la carrozzeria e potete subito notare questo grosso serbatoio. Il motore BMW Turbo era potentissimo, ma anche assetato di benzina. Vi faccio vedere qualche dettaglio degli interni. Ci sono le cinture di sicurezza, ci sono i pannelli in fotoincisione che simulano l'alluminio del telaio. Noterete la posizione molto avanzata del pilota, tipica delle vetture di quegli anni a effetto suolo. Il motore è un 4 cilindri 1.5 turbo. Un monoblocco derivato da un'unità di serie, molto simile, ma ovviamente diverso perché deve rispondere ad altre sollecitazioni, ma molto simile a quello delle BMW Serie 3, 315, 316, 318, insomma le berline d'ingresso della casa di Monaco in quegli anni. Questa vettura fu la base per quella che avrebbe poi corso nella stagione 1982, ovvero la BT50, che poi coglierà il primo successo per la Brabham e per la casa tedesca, con un motore turbo in Formula 1. Andiamo a richiudere la carrozzeria. Ve la faccio vedere ancora. Veramente bella, una linea fusolata. Il plexiglass trasparente che fa da parabrezza, tipico delle Brabham. Insomma, una bella versione di questa monoposto. E per fare questo modello, oltre alla Decal Studio 27, concepita proprio per realizzare questa versione particolare, ho utilizzato uno smalto Testor Insignia White, che è molto bello e rimane inalterato nel tempo ed è veramente una bellissima tonalità di bianco.
sponsor principale, ovviamente la Parmalat, che era già dal 1978 il principale finanziatore del team di Bernie Ecclestone. Ma andiamo subito a vedere la BT50 che corse nel campionato 1982. Eccola qui. Anche qui modello Tamiya, anche qui, ovviamente stiamo parlando della scala 1.20, anche qui Decals Studio 27. Perché non ho utilizzato le Decals originali del kit? Perché avevano il difetto che ingiallivano. Le scritte bianche, le scritte Parlot, le altre scritte, praticamente il bianco non era abbastanza coprente e a lungo andare, piano piano, lasciavano trasparire e quindi l'effetto non era piacevole. Quindi quando ho realizzato questa monoposto, l'avevo fatta con le Decals originali, pochi anni fa l'ho restaurata, riverniciandola completamente, carteggiando bene e lisciando bene la carrozzeria, e ho utilizzato anche qui un set di Decals Studio 27. Un pochino costose, ma di indubbia qualità. Come vedete è molto simile al primo esemplare della BT50, quello che vi ho fatto vedere prima. Qui c'è il numero 1 perché Nelson alla fine 81 conquistò il campionato mondiale e c'è anche il nuovo sponsor Saltal, che era la divisione succhi di frutta della casa emiliana della Parmalat. Questa macchina fu inizialmente utilizzata in modo alternato rispetto alla BT49. Questo creò qualche dissapore tra la Brabham e la BMW. Ma purtroppo il motore non era affidabile. Al primo Gran Premio, a Kyalami in Sudafrica, le vetture partirono in seconda posizione con Nelson Piquet e in quarta posizione con Riccardo Patrese, quindi prima e seconda fila. Riuscirono anche facilmente a rimanere nelle primissime posizioni, ma purtroppo furono costretti a ritiri per problemi di affidabilità. Tant'è vero che al Gran Premio del Brasile, il Gran Premio successivo, venne utilizzata per entrambi i piloti la BT49 col più affidabile motore Cosworth. Piquet vinse anche il Gran Premio, ma purtroppo venne squalificato, così come Rosberg, che giunse secondo, perché non era in regola, era sottopeso. Riccardo Patrese continuerà fino a metà stagione a utilizzare la vettura Cosworth, mentre Piquet venne incaricato di portare a termine lo sviluppo del motore turbo. Inizialmente fu molto difficile, ma finalmente al Gran Premio del Canada arrivò la vittoria. Nelson vinse il Gran Premio davanti al compagno di squadra con la monoposto Cosworth e da quel momento in poi entrambi i piloti correranno col motore BMW. Anche se in realtà, a parte quell'eccezione, la completa affidabilità non venne raggiunta nel corso della stagione 1982. La storica vittoria di Nelson Piquet con questa monoposto venne purtroppo oscurata dal terribile incidente occorso a Riccardo Paletti con la Osella che alla partenza del Gran Premio non si accorse della Ferrari che era rimasta ferma in prima fila e andò a tamponarla violentemente, perdendo quindi la vita. Fu una stagione caratterizzata da 11 vincitori diversi nel 1982, una stagione tragica che avrebbe dovuto vedere l'indubbio successo e il dominio della Ferrari, ma purtroppo nelle prove del Gran Premio del Belgio perse la vita il famoso pilota canadese Gilles Villeneuve. E il compagno di squadra di Didier Pironi rimase gravemente ferito durante le prove del Gran Premio di Hockenheim. La stagione 1982 continuò senza particolari soddisfazioni per la Brabham. Venne pensata una nuova strategia, ovvero quella di partire più leggeri, con meno carburante, per fermarsi a metà gara a rifornire il serbatoio e cambiare le gomme, quindi mantenere buona parte del vantaggio accumulato all'inizio della gara e volare verso la vittoria. Queste erano le intenzioni. I fatti furono un pochino diversi perché fino al Gran Premio d'Austria la Brabham non riuscì ad effettuare il proprio rifornimento in gara. Mi ricordo che nelle cronache Poltronieri e Zermiani annunciavano questo debutto del rifornimento del cambio gomme a metà gara e puntualmente la Brabham mancava l'appuntamento perché i piloti si dovevano ritirare in una fiammata con i motori che esplodevano, potentissimi perché erano sempre nelle prime file, spesso balzavano al comando del Gran Premio, ma purtroppo non arrivavano alla fine. Finalmente in Austria Piquet e Patrese riuscirono a rifornire. Parlavamo ovviamente di rifornimenti intorno ai 50-60 secondi, che oggi possono sembrare un'eternità, perché si cambiano gli pneumatici in poco più di 2 secondi nella Formula 1 moderna. Però all'epoca era veramente un evento sensazionale, una cosa da fantascienza, fermarsi, cambiare le gomme e rifornire. La Brabham per sveltire questa operazione addirittura non impiegava i crick per sollevare la macchina, ma aveva dei particolari martinetti idraulici che quando la macchina era ferma nella piazzola del box la sollevava. Andiamo a vedere qualche altro aspetto di questo modello.
vi vado a mostrare la meccanica, classico motore 4 cilindri BMW. Qui ho segato la carrozzeria in due parti per poterla aprire come effettivamente facevano ai box, cioè spesso quando la vettura era ferma non era necessario togliere tutta la carrozzeria completa, ma si poteva rimuovere solo la parte posteriore del motore. La giriamo così potete vedere che c'è la griglietta di fotoincisione che riproduce la paratia di protezione dell'ingresso del turbo. Un bel modello, a me piace molto la BT50 per questa linea sua affusolata, per questa aerodinamica sofisticata. Sembra un aereo da caccia per certi versi. Allora, andiamo a richiudere questa Brabham e vi faccio vedere la Brabham BT52. Anzi, no, 50, 52, ci dovrebbe essere qualcosa in mezzo. In effetti c'è l'anello mancante. La vettura che non corse mai, la BT51, eccola qui. Questa monoposto venne sviluppata per la stagione 1983. Era già pronta sul finire della stagione e venne portata in pista per i test al Paul Ricard, al circuito francese di Le Castellet. Purtroppo cambiarono i regolamenti e la vettura praticamente, non avendo neanche corso un Gran Premio, divenne obsoleta. Venne deciso dalla federazione, in seguito dei drammatici incidenti della stagione precedente, di abolire l'effetto suolo, quindi via le minigonne, via i condotti vetture e fondo piatto per tutte le vetture. Questa Brabham, che era già bella che pronta e che avrebbe dovuto estremizzare i concetti della BT50, studiata appositamente per i rifornimenti, perché aveva un serbatoio più piccolo, quindi non c'era necessità di avere un grosso serbatoio se partivi con metà del carburante a disposizione, dovette essere abortita sul nascere. Anche questo modello Tamiya non è un modello esistente, ma ho praticamente modificato una BT50 standard. Anche qui ho utilizzato delle Decals Studio 27 per realizzare questa vettura. Andiamola a scoprire e vedete subito che il serbatoio è più piccolo. Rimane sempre il serbatoio in alluminio. I tubi di scarico sono stati sdoppiati, il serbatoio è più piccolo, c'è un roll bar. La macchina è molto simile alla BT49 che corse dall'80 fino al 1981 e la prima parte dell'82. Andò bene nei test, fu un peccato, ma dovettero buttarle via queste monoposto, non poterono impiegarle. E così improvvisamente Gordon Murray e il suo staff dovettero riprogettare ex novo, completamente da zero, una monoposto per la stagione 1982. Ciò nonostante arrivarono puntuali e venne fatto un ottimo lavoro e addirittura vennero portate delle soluzioni molto innovative. Ecco qui la BT52, la prima versione che corse il campionato mondiale 1983 e che vinse il debutto con Nelson Piquet in Brasile. Caratterizzata dalla linea freccia, era una macchina veramente bella e accattivante. E bisogna dire che Gordon Murray le macchine le faceva tutte belle, perché lui diceva, le devo progettare vincenti, solide, ma a questo punto non mi costa nulla progettarle anche belle, perché l'occhio vuole la sua parte. Questa vettura viene impiegata fino a metà campionato, e questa qui in particolare è la versione del Gran Premio di Monaco, che si caratterizza per il cassoncino di aspirazione che sporge fuori dalla carrozzeria. In questa configurazione, al Gran Premio di Monaco, Nelson Piquet giunse secondo. Andiamo a scoprire perché ci sono delle novità sotto la carrozzeria. Andiamo a vedere che c'è per la prima volta nella Brabham il telaio in carbonio. Questo modello B-Max a Oshima, sempre scala 1,20, non ha molto da invidiare rispetto all'età mia. Ci vuole forse un pochino più di cura negli incastri, c'è qualche limatura necessaria, però rispetto a Tamiya non c'è veramente di che lamentarsi. C'è un bellissimo kit aggiuntivo che contiene le cinture di sicurezza in tessuto, c'è da perdersi un pochino gli occhi e la pazienza per mettere insieme le fibbie e infilare le cinture di stoffa, ma insomma, solo per quello ci ho messo 3 ore, ma il risultato è veramente eccezionale. Ci sono le decals che vanno a imitare la fibra di carbonio, poi ci sono tante piccole parti aggiuntive, le protezioni paracalore del motore sul fondo, ci sono persino le fascette dei manicotti, insomma, veramente un bel modello.
c'è veramente di che essere soddisfatti una volta che si riesce a realizzare utilizzando tutte queste parti aggiuntive. Caratteristica linea freccia con il motore, il classico 4 cilindri BMW turbo disposto al centro dei radiatori posti a ventaglio, da una parte lo scambiatore di calore intercooler, dall'altra parte il radiatore per il raffreddamento del motore. Andiamo a chiudere la carrozzeria e vi faccio vedere la versione BT52 che ha corso la parte terminale della stagione. Questa vettura in questa configurazione vinse soltanto un Gran Premio, il primo Gran Premio, quello del Brasile. Dopodiché si fecero sotto la Ferrari e la Renault molto forti, che furono le contendenti della Brabham per il titolo. La Brabham allora si vide costretta a evolvere e a migliorare la già ottima BT52. Ed ecco qui la versione B. Noterete subito che sono cambiati i colori. Per volere della Parmalat, il bianco al posto del blu. Questo perché le scritte della casa emiliana spiccano notevolmente di più, soprattutto nelle riprese televisive. Avrete già notato anche sulla versione precedente che alla casa emiliana si era aggiunta anche la Fila, nota casa di abbigliamento sportivo italiana, che addirittura era title sponsor in quella stagione. Le caratteristiche sono molto simili a quelle della prima versione. Oltre alla colorazione nuova, balza all'occhio il nuovo spoiler posteriore. Abbiamo dei profili aggiuntivi per avere maggiore carico aerodinamico. Anche qui c'è il kit di fotoincisioni e parti aggiuntive della Bimax Aoshima e si riesce ad ottenere veramente un bel modello. Questa vettura vincerà tre Gran Premi in questa configurazione. Monza, dove ebbi la fortuna di essere presente e andare ad applaudire il mio beniamino sotto il podio. Vincerà il Gran Premio d'Europa in Inghilterra e poi vincerà con Riccardo Patrese l'ultimo Gran Premio stagionale, quello che laureò campione del mondo Nelson Piquet. Nelson diede strada al suo compagno ed anche ad Andrea De Cesaris. A lui bastava un piazzamento a punti per assicurarsi il mondiale, quindi corse con saggia cautela per evitare di incorrere in problemi di affidabilità del motore e assicurarsi la vittoria nel campionato. Andiamo ad aprire la carrozzeria. Ovviamente sotto è quasi identica alla Brabham BT50, la prima versione, la BT52 standard. Questa da molti è ritenuta una delle monoposto più belle della storia della Formula 1, veramente affascinante, insomma, una prima donna in mezzo ha tantissime bellezze, perché le monoposto di Formula 1 per la stragrande maggioranza sono tutte belle, ma questa ha un suo certo fascino. La colorazione bianca e blu, la linea a freccia. Insomma, questa monoposto spiccava tra le altre. Se dovessimo fare un paragone, potremmo dire che se andiamo in un aeroporto ad ammirare i Jumbo Jet e vediamo il Concorde, questo spicca e brilla di luce propria in mezzo. Questo diciamo che è stato un pochino il Concorde della Formula 1. E poi c'è anche la somiglianza con la linea freccia di questa Brabham con le ali delta del famoso supersonico anglo-francese. Allora, per oggi è tutto. Nel prossimo video parleremo di un'altra monoposto interessante. Una monoposto famosa, perché vi parlerò della TRL a 6 ruote. La conoscono anche i bambini che non l'hanno vista dal vivo. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video.